Buonasera, benvenuti alla Scuola Normale. Questo è un incontro un po' particolare e nel dare il benvenuto al professor Mancini, che però è di casa qui, quindi un bentornato, è un piacere averti con noi come sempre. Devo introdurlo per quelli di voi che non lo conoscono e spiegarvi come mai a 5 anni e mezzo dall'inizio del mio mandato per la prima volta si parla di università in uno di questi incontri e se ne parla con Marco Mancini. C'è un motivo strutturale importante per questo che voglio menzionare. Marco Mancini, come sapete, è docente di glottologia alla Sapienza, è stato a lungo l'università della Tuscia, dove è stato rettore dal, ricordiamolo, 99 al 2013, attualmente alla Sapienza, come dicevo. È stato prima segretario della conferenza dei rettori e quindi presidente. Io l'ho conosciuto quando è diventato segretario. Io all'epoca ero vice direttore della Scuola Normale e, come i colleghi della scuola sanno, il mio rendiconto della CRUI dell'epoca era: dopo l'introduzione di Mancini me ne sarei potuto andare a casa, ma ho lavorato su questo articolo, e così via. Era sempre straordinariamente informato, è rimasto straordinariamente informato da presidente, quindi non a caso è diventato presidente, 15 minuti di introduzione li faceva lui, non li faceva fare al segretario, questo lo devi ammettere, e continuavano a essere i 15 minuti più interessanti della seduta. Quindi, dovendo parlare di università, di qual è lo stato, quali sono le prospettive, è stato per me assolutamente naturale chiedere a Marco Mancini di essere il protagonista dell'incontro. Lo ringrazio molto per aver accettato. Ora è qui come capo dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, e quindi anche la veste formale per darci i dati del caso. Ringrazio ancora il professor Mancini della sua presenza. Gli ho promesso un po' di interattività in questo incontro e quindi credo di potergli proporre opportunamente di partire con i 15 minuti suoi, quelli per me tradizionali. Quindi parliamo più che di dove va l'università italiana, dov'è l'università italiana. Vediamo alcuni fatti e da questo potremo iniziare la nostra discussione. Grazie. Allora, buonasera a tutti. Scusate, io resto seduto solo perché sono circondato da carte, numeri, appunti e quant'altro. Allora, intanto io volevo ringraziare ovviamente il rettore Beltram, vecchio amico, come avete capito, per questo invito che, come potete immaginare, mi onora moltissimo. Sono molto diminuite, devo dire per fortuna, le occasioni in cui mi trovo a parlare in pubblico, quindi quando queste occasioni vengono così autorevolmente create da parte degli amici rettori, a fattispecie, non posso che essere ovviamente molto contento e anche molto grato, come sono grato ovviamente a tutti quanti i presenti oggi, fra i quali vedo moltissimi amici. Voi dovete sapere che Pisa, i glottologi qui dentro in aula lo sanno bene, è una, diciamo, sorta di mia seconda università di adozione proprio e di cooptazione, per essere ancora più precisi. Quindi, insomma, sono particolarmente legato a questa sede. Ma dunque, io quello che vorrei effettivamente molto rapidamente cercare di puntualizzare con voi sono, visto anche quello che è il mio ruolo attuale, una serie di numeri, direi soprattutto, che ritengo particolarmente significativi e che indicano, all'interno di questo percorso che ha seguito l'università negli ultimi anni, effettivamente dove ci troviamo oggi, ma anche, ovviamente, fatalmente, quali possono essere le prospettive per l'immediato futuro. Certo, devo dire, mi fa un po' effetto, e qui lo dico visto che ci sono molti amici
rettori presenti. Mi fa un certo effetto, come si direbbe in un vecchio gergo, in questo caso da rettore, di essere dall'altra parte, no, del tavolo di contrattazione pubblica, nel senso che, come sapete, come vi ha appena poco fa ricordato l'amico Beltram, fino a qualche anno fa, diciamo, come mi definì a suo tempo Padoa-Schioppa, ero a capo del sindacato dei rettori, quindi avevo un atteggiamento palesemente sindacalista. E in questo caso invece sono dall'altra parte, quindi sono nella delegazione di parte pubblica, per così dire, appunto presso il Ministero. Quindi questa cosa, quindi, un pochino mi crea qualche disagio retorico, ma che insomma proverò a vincere rapidamente. Detto questo, il momento. Allora, intanto che questo sia un momento importante per l'Università è provato e contraria parte dalle polemiche che si sono, come sapete bene, sviluppate proprio negli ultimi mesi intorno al tema dell'università. Paradossalmente questo è un aspetto, secondo me, positivo, cioè di dinamica, di forte dinamica del sistema universitario. Ci sono state diverse polemiche, lo sapete, e anche diverse occasioni di discussione. L'ultima è stata quella meritoriamente creata dalla conferenza dei rettori il 21 di marzo, no? La primavera dell'università. Purtroppo, ahi noi, funestata, come sapete, proprio in quel giorno, da notizie orribili che provenivano dalla Spagna, ma certamente è stata un'occasione importante di fare il punto in diverse sedi di quella che è la situazione sia territoriale, sia ovviamente generale del sistema universitario. È indubbio che questo è un momento, quello che potremmo definire banalmente un turning point all'interno della storia recente, ovviamente, del sistema universitario. Alcune cifre ce lo dimostreranno e ve le snocciolerò, per così dire, molto rapidamente, ma non c'è dubbio che siamo di fronte a un momento in cui si può discutere, si può criticare, ma certamente c'è un atteggiamento da parte del governo, e nella fattispecie ovviamente del nostro ministero, profondamente diverso rispetto al passato. Profondamente diverso rispetto al passato perché si tenta di imprimere un'accelerazione al sistema dell'università e della ricerca. Direi a questo punto, come capirete anche fra qualche secondo con qualche dato che vi fornirò, nella sua integrità e nella sua integralità. Cioè si sta ragionando sulla università in modo tale da non staccarla, da non rescindere, per così dire, il sistema universitario, che come sapete di per sé fa almeno i tre quarti della produzione di ricerca del nostro paese, rispetto anche al sistema degli enti pubblici di ricerca, cioè degli EPR, in senso anche allargato, cioè intendendosi non solo i 12 più 2, che insomma in dire invalsi ovviamente non contano da questo punto di vista, enti vigilati direttamente dal MIUR, ma anche tutti gli altri, pensare per esempio, tanto per dirne uno, l'Enea, no? Il Mise o il CREA del MIPAF e così via. Quindi diciamo, un ripensamento integrale, insisto, nei confronti del sistema della ricerca, di cui ovviamente l'università è un tassello molto importante. A comporre, diciamo così, le novità che in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, stanno interessando il sistema dell'università e della ricerca, sapete, sono stati diversi provvedimenti. Alcuni sono contenuti nella legge di stabilità, alcuni nel cosiddetto mille proroghe, dove vorrei ricordare agli amici lettori che abbiamo prorogato per l'ennesima volta, e non è stato facile, i famosi punti organico dal 2011 in poi, cioè i punti organico residuali, no, nei portafogli, per così dire, assunzionali dell'università. Vi garantisco, non è stato facile. L'altro punto importante di questo, diciamo, mosaico di provvedimenti è costituito dalla varo, ormai sapete a ore, del cosiddetto PNR, cioè del Piano Nazionale della Ricerca, che ha un decorso triennale, come sapete, un decorso triennale che ha comportato però da parte del governo, grazie anche a una forte insistenza del nostro ministro, una iniezione importante di risorse fresche aggiuntive, e cioè 500 milioni di euro dal Fondo Sviluppo e Coesione, che a questo punto portano la cifra triennale del PNR a ben 2 miliardi e mezzo, quindi significa oggettivamente, come dire, una disponibilità da questo punto di vista molto importante. Ora, detto questo, c'è una cosa che vorrei dire basandomi fondamentalmente su quella che è proprio la mia personale esperienza.
intendo in questo caso più che come capo dipartimento, come ex presidente della CRUI e ancor prima come rettore. Ora, io sono il primo a sapere naturalmente che l'università italiana sta attraversando purtroppo da troppo tempo una fase, diciamo così, di contrazione dal punto di vista delle risorse, dal punto di vista anche delle risorse umane, naturalmente intendendosi docenti, personale tecnico amministrativo. Qui c'è però un punto che io vorrei sottolineare e dire con estrema chiarezza, di cui, come dire, sono in qualche modo direttamente testimone. La forte discontinuità rispetto al passato consiste in questo, che mentre prima, e quindi, se mi permettete questa frase, ai miei tempi, potrei dire, che poi non è tantissimo tempo fa, ma credetemi, già sembra un abisso cronologico. Mentre prima era legittimo domandare risorse, per così dire, a piedi lista non etichettate, e cioè incrementiamo l'FFO, no? La parola d'ordine che ciascun presidente della CRUI deve portare sempre come una bandiera, diciamo così, politica della conferenza, talvolta con successo, talvolta con meno successo. Oggi questo tipo di richiesta non è più possibile, cioè chiedere a questo governo, ma direi in generale, risorse per le quali non esista una possibilità di destinazione precisa, programmaticamente circoscritta e legata quindi a degli interventi strutturali ben determinati, non è più possibile. Se ci fate caso, le risorse oggettivamente aggiuntive, adesso faremo un rapidissimo excursus, che provengono da quel mosaico di norme che poco fa citavo, sono risorse tutte in qualche modo vincolate. Anche, parliamoci chiaro perché sono il miglior testimone, i famosi soldi cosiddetti impropriamente degli scatti, no? I 25 milioni di euro in aggiunta dell'FFO per il 2016 inseriti in legge di stabilità, in realtà, anche per motivi normativi su cui adesso non mi soffermo, non sono soldi generici sull'FFO, sono soldi per esempio per la quota premiale. I finanziamenti aggiuntivi sul reclutamento, siano essi i ricercatori di tipo B, siano essi le famose cattedre NATTA, la buona notizia che vi posso dire in anteprima è che non saranno 500, saranno di più di 500, che abbiamo fatto un po' di conti sui costi medi stipendiali sia dei professori di prima fascia che dei professori di seconda fascia, quindi probabilmente saranno più di 500, ma a parte questo sono appunto fondi vincolati a un intervento specifico, tra l'altro con delle norme specifiche, in qualche modo derogatorie delle norme nazionali per il reclutamento, che è stato appunto varato, come sapete, all'interno dei commi 207 e 212 della legge di stabilità. Quindi significa che questo, come tanti altri interventi, hanno senso se sono all'interno di una, come dire, politica condivisa da parte del governo su quelle che sono i punti più delicati, in questo momento più esposti, per così dire, del sistema universitario nazionale. Ripeto, sempre in stretta connessione con quello che avviene anche nel sistema della ricerca. Detto questo, vi rammento qualche cifra. Lungi da me i toni trionfalistici, che non sono certamente, come dire, consoni, però è un dato oggettivo che la caduta, ahimè, verticale del fondo di finanziamento ordinario dell'università a partire dal 2009 in poi ha subito per la prima volta nel corso della stabilità 2016 un arresto, certo un arresto in basso, non un arresto in alto, però è un dato di fatto che l'FFO del 2016 presenta, lo ricordava anche il Ministro in CRUI, un piccolo incremento leggermente inferiore all'1% rispetto all'FFO dell'esercizio precedente, no? 6,959 nel 2016, 6,909 nel 2015. Per carità, mi rendo perfettamente conto, non bastano queste risorse, però è un primo segnale, come si dice in questi casi, di come dire, raffreddamento, no? Di questa china inarrestabile che ha avuto l'FFO. C'è una cosa che voglio dirvi anche su questo. È una cosa che incredibilmente non è molto chiara nemmeno ai nostri interlocutori del MEF, e cioè tenete presente una cosa che molti di noi hanno dimenticato.
La famosa legge 133 del 2008, no? Vi ricordate la legge Tremonti, che aveva ridisegnato il finanziamento ordinario dell'università, non è una legge che si è arrestata al 2008, è una legge che ha disegnato un percorso pluriennale che continua ancora oggi, con tabelle che ogni anno diminuiscono il fondo di finanziamento ordinario. Quindi se anche noi ipoteticamente potessimo consolidare, supponiamo, 300 milioni di euro aggiuntivi a regime sull'FFO, l'FFO continuerebbe a scendere, perché la base continua a diminuire per una tabella che è stata, come dire, deliberata, approvata con un intervento normativo che era quello appunto della 133, della 126 del appunto 2008. Quindi questo è un problema che dovete capire, affrontare non è semplicissimo, perché ogni anno in realtà la china da risalire è sempre più erta, perché in realtà non si riesce mai a essere perfettamente in pianura. Questo per quello che riguarda le cifre ben note peraltro dell'FFO. È stata una cura da cavallo, sicuramente è stata una cura da cavallo. Sapete benissimo che c'è stata una fortissima contrazione degli organici da parte delle università sulla docenza, sono cifre che conoscete molto bene, vi riassumo solo i dati generali, tra il 2015 e il 2000 la differenza è stata del 11%, ma tra del più 11%, attenzione, ma tra il 2008 e il 2015 è stata di meno quasi il 14% complessivamente, quindi prima, seconda e terza fascia, cioè una diminuzione oggettiva di circa 9.000 unità all'interno di tutto quanto il sistema della docenza. Quindi la riduzione c'è stata e come. Paradossalmente, qui parlo, se me lo consentite, soprattutto ai rettori, questo ha avuto, mi rendo conto che è un paradosso, una sorta di effetto benefico, perché naturalmente rispetto alla situazione che noi avevamo fotografato nel 2012 si è ridotto in realtà l'incidenza delle spese fisse, no? Il vecchio 90% per capirci, rispetto ai trasferimenti dallo Stato. Naturalmente, perché le università hanno avuto meno stipendi da pagare, nonostante il fatto che l'FFO sia diminuito, cioè che il denominatore sia diminuito, in realtà si è passati dal 90%, che era preciso proprio 90,1 ancora nel 2012, inclusivo della programmazione triennale, all'87,5. Questo, per carità, è un dato puramente di fotografia al quale non voglio assegnare nessun tipo, diciamo, di valutazione. È però importante che in alcuni casi, ne voglio ricordare uno perché qui è presente il rettore, e cioè nel caso dell'Università di Siena, il decremento, direi a questo punto decisamente virtuoso, della incidenza delle spese fisse sull'FFO è stato davvero molto notevole. Qui c'è stato un lavoro importante, indubbiamente, sul bilancio, ma questo ha riguardato quasi tutte le università, perché molte università, nella stragrande maggioranza, hanno migliorato questo tipo di indicatore. In alcuni casi in modo molto evidentemente incidente, a dimostrazione di una intenzione politica molto forte. Volevo anche ricordarvi un dato, quello dei punti organico, solo ricordarvi un dato riassuntivo, però insomma interessante perché poco noto, e cioè al 31 dicembre, eccolo qua, al 31 dicembre del 2015 il numero dei punti organico ancora disponibili per il sistema universitario ammonta a 1.162, naturalmente distribuiti secondo diversi atenei, ed è esattamente più o meno la metà di quelli che erano disponibili, o meglio, di quello che erano stati assegnati tra il 2012 e il 2015. Tra il 2012 e il 2015 erano stati assegnati 2.609 e al 31-12 del 2015 ne restano ancora disponibili circa la metà, un po' meno, 1.162, quindi una cifra insomma notevole. Voi sapete che adesso il turnover nel 2016 passa al 60%, altra battaglia, perché hanno provato a ridiminuirlo, inutile nasconderlo, e si incrementerà all'80% nel 2017 e finalmente dovremo raggiungere il 100% nel corso del 2018. Questi dati per dirvi che il sistema universitario ha reagito come poteva reagire a questa situazione. I provvedimenti inseriti in legge di stabilità
e in altri, diciamo, strumenti finanziari normativi, vi sono ben noti, li riassumo rapidissimamente. Le cattedre NATTA, di cui abbiamo appena detto, l'incremento del fondo ordinario col cosiddetto piano straordinario degli ordinari, scusate il bisticcio, gli 861 posti di ricercatori di tipo B. Sapete che il nostro ministro ha detto più volte che questo è solo l'inizio di un piano straordinario per il reclutamento dei ricercatori, noi chiederemo altre risorse aggiuntive rispetto a queste, i 25 milioni che ricordavo poc'anzi della quota premiale, l'intervento che interessa circa una quarantina di università, ma che, permettetemi di dire, è notevole, sulle specializzazioni di medicina, sul fondo, diciamo, delle specializzazioni di medicina, che ha visto, come sapete, una stabilizzazione a 6.000 contratti per medicina, che è un fatto veramente notevole, perché la media di incremento annuale del fondo sanitario è di circa 90 milioni di euro per permetterci questo tipo di sostenibilità. Quello che vi dicevo prima del mille proroghe sul turnover, lo sblocco del turnover per i ricercatori di tipo A, totale, quindi niente più punti organico sull'assunzione dei giovani ricercatori, la questione anche del diritto allo studio, mi fa piacere vedere qui la amica collega rettrice, adesso, come sapete, assessore alla Toscana e vicepresidente del Consiglio della Giunta regionale, Monica Barni. Con lei abbiamo discusso più volte negli ultimi mesi, appena aveva assunto il suo incarico, praticamente dopo 10 giorni eravamo già lì a discutere, su quello che devono essere gli interventi per il diritto allo studio. Però un fatto è oggettivo, 55 milioni di euro in più portano la quota per il diritto allo studio a 217 milioni di euro. È il, come si dice in questi casi, il secondo miglior risultato nell'ultimo quindicennio. Quindi, insomma, è uno sforzo anche questo notevole, si è accompagnato poi, come sapete, anche al nuovo decreto sui tetti, per così dire, o sulle soglie dell'ISEE e dell'ISPE. Chiuderemo presto anche il decreto legislativo 68 con la questione naturalmente dei LEP. Vorrei ricordare due ultime cose e poi termino questo mio breve intervento. Uno è il nuovo piano triennale, che secondo me è la fotografia di come vorremmo cambiare la policy nei confronti del sistema universitario. E la seconda riguarda la questione del PNR con diretta incidenza sulle università. Il piano triennale che stiamo per varare presenta notevoli, diciamo così, migliorie rispetto alle programmazioni precedenti. Forse la più importante riguarda due cose. Una, quella che noi abbiamo chiamato l'autonomia responsabile, cioè noi per la prima volta chiederemo alle singole università di negoziare direttamente con il Ministero un quinto della quota premiale sulla base di indicatori che in qualche modo si pattuiscono consensualmente. Quindi le università si faranno valutare per un quinto della quota premiale, che non è poco, sono quasi 350 milioni di euro, scegliendo loro stesse indicatori e percorsi per essere appunto valutate. È chiaramente un'indicazione politica generale, cioè quella non solo nei confronti dell'autonomia, ma anche della caratterizzazione degli Atenei nei diversi territori. L'altra cosa importante, abbiamo inserito un pacchetto di provvedimenti, vi ricordo che il piano triennale vale sul triennio 150 milioni di euro consolidabili, un pacchetto di provvedimenti che riguardano, in questo caso, l'incentivazione dei profili stipendiali dei docenti. Sapete che c'è un articolo mai in realtà messo in atto della legge 240, che era l'articolo 6, relativo appunto agli incentivi per la docenza. C'è una sorta di fondo comune di Ateneo che noi a questo punto ci dichiariamo disponibili a cofinanziare, un ulteriore intervento anche qui per nuovi posti di ricercatore, anche qui in questo caso cofinanziati. Ultima cosa, il PNR. Il PNR ha una parte notevole, quella tra l'altro finanziariamente più cospicua, che riguarda proprio gli ingressi all'interno del mondo universitario, secondo direi due grandi direttrici, al netto dei dottorati che vengono rafforzati, e cioè il rientro dall'estero e una forte incentivazione nei confronti di coloro i quali hanno conseguito posizioni, per esempio gli ERC, ma non solo loro, anche Marie Curie e così via, all'estero,
per i quali non si prevede solamente quello che già oggi prevede la norma, la possibilità di inserimento nei ruoli dell'università, ma, questa è una grande novità, la creazione di una sorta di ecosistema della ricerca che accompagna il loro inserimento, cioè un'incentivazione, uno stimolo a venire in Italia, dando loro anche risorse aggiuntive, un po' come per i ricercatori montalcini, per capirci, una quota anche di risorse per impiantare infrastrutturalmente la ricerca in una host university che li dovesse in qualche modo chiamare. E poi molte risorse anche per quello che riguarda sia l'incentivazione ai progetti europei, sempre per i giovani, sia anche per quello che riguarda sempre posti di ricercatori di tipo B. Quindi anche sul PNR queste misure sono state inserite in coerenza, no, con quello che si diceva poc'anzi. E allora, per chiudere, l'immagine qual è che cerchiamo di fornire? È l'immagine di un mosaico composto ovviamente di molti tasselli, ma che ha un disegno unitario. Il disegno unitario è rafforzare la ricerca, soprattutto per quello che riguarda l'entrata nel mondo della ricerca, accompagnare questa entrata con risorse che consentano anche di fare ricerca, cosa tutt'altro che semplice, mi rendo perfettamente conto, e cercare appunto di invertire la tendenza, ahimè, drammatica che ha visto i ricercatori in questo paese invecchiare e diminuire dal punto di vista quantitativo. Credo che siano le migliori premesse per fare in modo che il nostro paese possa affrontare in maniera, come dire, robusta le sfide che l'attendono, a cominciare fra l'altro proprio dalla programmazione europea. Credo che su questo argomento, sono assolutamente certo, sia le università sia gli enti di ricerca ci staranno. Vi ricordo un'ultima cosa, perché so che molti di voi sono sensibili al problema della benedetta sburocratizzazione. Allora, vi anticipo che noi nel bozza di decreto legislativo che ci ha chiesto la legge Madia per la riforma dello stato giuridico degli enti di ricerca, abbiamo, speriamo bene che passi, surrettiziamente piazzato un po' di semplificazioni sui famosi problemi che affliggono le università per quello che riguarda i contratti alla Corte dei Conti, la questione degli arredi, vedo sorrisi che mi aspettavo, e così via, perché ci rendiamo perfettamente conto che quello è una pietra al collo dal punto di vista amministrativo, che se accompagnata con le innovazioni che sta promettendo ANVUR sulla cosiddetta sua 2.0, dovrebbero in qualche modo alleggerire anche il funzionamento delle università. Grazie. Grazie. Grazie al professor Mancini. Tutti abbiamo preso appunti, ma non temete, stiamo registrando e sarà accessibile. E questo ti preoccupa, lo so. Abbiamo pensato di completare questa prima parte, prima di aprire la discussione a tutti, con una serie di domande captive dei rettori e della vicepresidente, che per questo non avevo annunciato all'inizio. Quindi io darei la parola in ordine di distanza, quindi Angelo, se vuoi cominciare tu, Angelo Ricaboni, il rettore da Pisa, per carità, assolutamente. Non da Roma. Assolutamente. Quindi, prima domanda ad Angelo, grazie. Rapida, dunque, io sono pienamente d'accordo con quello che diceva Marco, che è cambiato il clima nei confronti dell'università. Questo credo che si possa percepire. Probabilmente noi dobbiamo ancora di più cercare di avere una, io penso si possa definire, maggiore legittimazione sociale, essendo magari in grado di intercettare meglio certe esigenze. In queste esigenze c'è una parte legata al rapporto con le imprese, col territorio, lo sviluppo economico, che però ora non vorrei chiedere a Marco, perché volevo puntualizzare invece l'altro aspetto, che è il tema della didattica. Cioè, secondo me è giustissimo, e siamo tutti appassionati della ricerca, però se vogliamo questa legittimazione sociale non dobbiamo dimenticare che nei confronti dei giovani, delle famiglie, abbiamo una grande responsabilità per la didattica. Allora, la domanda, perché credo che si debba fare una domanda, rispetto a questo argomento, è un argomento che so che sta molto a cuore a Marco, ma anche argomento vicino, che è quello della internazionalizzazione della didattica, se ci potesse dire qualcosa. Anche perché sull'internazionalizzazione della didattica volevo aggiungere un numero che forse non tutti conoscono, che è il seguente. Il numero di studenti stranieri che sono iscritti alle università italiane è pari al 6%. Ora, non sarà il 15%, questo è chiaro,
però non è neanche un valore eccessivamente misero. Allora, questo è un paese che, malgrado tutto, riesce a fare questi sforzi, tipo andare verso la internazionalizzazione didattica. Con un po' più di supporto, magari non si potrà mai avere il British Council dalla nostra parte, però con le azioni di sistema che mi sembra che si stanno cercando di fare, potremo anche aumentare questo livello. Quindi, estremamente sintetica, la domanda è: cosa ne pensi, o come comunque il Ministero si vuole muovere sui temi della didattica, che secondo me sono importanti come la ricerca, in particolare sull'internazionalizzazione? Allora, molto rapidamente, nel piano triennale noi abbiamo previsto anche delle misure di incentivazione relative alla internazionalizzazione della didattica, anche perché vogliamo dare continuità alle azioni e agli obiettivi del precedente piano triennale, altrimenti se no sembra che ogni piano triennale sia una storia secca, non è nemmeno corretto. Fra l'altro, giustamente si reclama, no, da più parti, che ci sia una programmazione a, diciamo, almeno a medio termine del funzionamento dell'università. Se anche se su uno strumento qual è quello della programmazione noi creiamo continue discontinuità, neghiamo il concetto stesso di programmazione. Ma detto questo, quindi lì troverete delle misure in questo senso. Io vorrei aggiungere una cosa però importante. Tu hai citato giustamente le cifre, certo, non come dire, no, entusiasmanti, della presenza di studenti stranieri nel nostro paese. Ecco, c'è una cosa che volevo ricordare, perché è stato oggetto di molte polemiche, come sapete, negli ultimi mesi sostanzialmente, cioè la questione appunto dell'attrazione, no, anche, scusami, per contiguità di argomento, ma approfitto per dirlo, di docenti o comunque di ricercatori stranieri, o comunque che stanno all'estero, che non è la stessa cosa, per tornare qui in Italia. Io qui ho delle cifre che vedo che, come dire, non circolano. Le cifre dicono questo: in realtà noi, per esempio, di vincitori ERC che abbiamo attratto in Italia, voi sapete che l'Italia nel circa decennio del funzionamento ERC ha totalizzato delle cifre importanti, più di 500 vincitori ERC, però comunque 87 di questi sono diventati professori di ruolo in Italia. A questi aggiungete 268 studiosi chiamati con la mobilità propriamente detta dall'estero nei ruoli dell'università, aggiungete i 151 posti Levi Montalcini. Non è proprio che questo paese, dal punto di vista della docenza, no, e del traino dall'estero, sia rimasto, per così dire, inerte. Però c'è un dato, come dire, paradossalmente preoccupante, che il numero di stranieri tra costoro è molto basso. Tra gli ERC è addirittura solo di 4, e nel caso degli studiosi impegnati all'estero è di 63, quindi un po' più alto, ma non particolarmente significativo. Quindi c'è un problema di questo genere. Vogliamo incentivare questa forma di internazionalizzazione? Sicuramente. Ecco, la vedrei, se possibile, in tutte e due, come dire, no, i lati tradizionali della didattica, sia dal punto di vista dell'attrazione degli studenti, sia dall'attrazione di professori. Ma qui le università anche da sole stanno facendo molto, questo è una cosa ben nota. Probabilmente la cosa importante è cercare di capire, questo lo dico come anche qui una volta tanto da ex rettore, è molto importante capire che forse si possono fare un po' meno protocolli d'intesa, ma tutti efficaci. Perché spesso e volentieri noi firmavamo protocolli d'intesa, no, con università straniere, che però poi alla fine, diciamo la verità, no, portavano un articolo sul giornale, ma non è poi fossero particolarmente efficaci. Meglio firmarne di meno, ma con degli obiettivi ben chiari che ricalchino le linee che tu stai giustamente dicendo e che noi vogliamo incentivare a tutti i costi. Grazie, darei la parola alla delegata all'Università di Siena Stranieri, la professoressa Marina Benedetti. Grazie Marina. E qui c'è un momento di imbarazzo, perché secondo me noi siamo abituati a dialogare in questa sede su questioni di glottologia. Esatto. È la prima volta in assoluto che ci parliamo di cose. Parliamo d'altro, sì. Stiamo proprio, no, rompendo una tradizione quarantennale. Comunque io farò una domanda forse poco tecnica, perché non sono un rettore, e che riguarda un tema che è molto sentito dalla mia università, che è un'università fondamentalmente, diciamo, di discipline umanistiche.
Allora, la sensazione che abbiamo, credo, che condividiamo noi che ci occupiamo di queste materie, è di un timore, rischio di restare indietro. Ovviamente quando si parla di ricerca, di grandi progetti, di finanziamenti europei, eccetera, ci sono degli ambiti che non compaiono o compaiono soltanto per degli aspetti marginali, tecnici, cioè le discipline umanistiche riescono a proporsi per grandi progetti se hanno un forte apparato di carattere tecnico. Allora, ti volevo chiedere come vedi la possibilità per un'area del sapere che è preziosa, anche se non direttamente necessariamente legata a delle ricadute economiche, come vedi che ci possa essere un futuro? Perché spesso quello che si sente anche così a livello pubblico e politico è, insomma, si parla di ricerca di altri ambiti. Ma dunque, guarda, il problema, ovviamente, come puoi immaginare, in utroque lo sento, no? Ed è evidente che è un problema da questo punto di vista particolarmente importante adesso che siamo all'inizio della nuova programmazione anche europea. Ora, è inutile che io ti dica, come sai benissimo, che nella stessa programmazione europea c'è qualche challenge, soprattutto la numero 6, che ha una forte incidenza sulle discipline umanistiche. Certo, alcune, non tutte, perché lì si parla obiettivamente soprattutto di quelle che sono ricadute di natura politico-sociale, no? Di determinate ricerche. Esistono però anche altri strumenti a livello europeo di possibile finanziamento. Tra l'altro, tu sai bene, meglio di me, che abbiamo dei nostri illustri colleghi, anche di linguistica, che sono riusciti ad avere progetti europei. Ce ne ricordiamo, no, sto scherzando ovviamente, però a dimostrazione quindi che anche discipline molto tecniche ma umanistiche, no, riescono poi a conseguire risultati importanti. C'è però un dato che volevo segnalarti, a dimostrarti la preoccupazione che anche il Ministero ha nei confronti delle discipline umanistiche. L'ultimo bando PRIN ha comportato in cifre reali un incremento per quello che riguarda la dotazione delle discipline umanistiche dell'85%. Rispetto ai bandi precedenti. Questo perché si è pensato che fossero comunque dei settori da rafforzare. In tutte quelle che sono le azioni del PNR, dottorati, rientro dei cervelli, supporto alla ricerca, tra l'altro anche supporto alla richiesta, no, alla domanda di ricerca nei confronti dell'Europa, noi abbiamo previsto finanziamenti che coprono anche quelli che sono i settori umanistici. Quindi da questo punto di vista non sarei molto preoccupato. Forse la vera preoccupazione, che è decisamente più problematica e forse anche più critica, riguarda il fatto di quello che può essere il destino della docenza nelle aree umanistiche, perché le aree 10-14 del CUN, in cifre reali, non vi annoio con i numeri, sono quelle che hanno avuto la maggiore incidenza negativa nel corso dell'ultimo decennio per quello che era il calo, no, di insegnamenti. Quindi lì probabilmente occorrerà fare alcune riflessioni dal punto di vista anche della possibilità di rimpiazzare, come si suol dire, no, settori fondamentali. Perché vedete, questo stavo leggendo venendo qui in treno, una mena lettura, vero? E cioè il rapporto RES, no? Stavo rileggendo in realtà, sulla questione delle criticità del sistema universitario. Lì si dice una cosa giusta, e cioè che uno dei principali problemi della storia recente del sistema universitario è che le dinamiche del turnover sono dinamiche casuali, no? Naturalmente, non è una grande scoperta. Dico però, le conseguenze della casualità di quelle dinamiche sono sotto gli occhi di tutti, no? E quindi forse è questa casualità che andrebbe in qualche maniera pilotata in modo differente. Grazie al rettore di Firenze, Luigi Dei. Grazie Marco per questa introduzione estremamente stimolante. Tu parlavi della legge 133-2008, la legge Tremonti, che credo in effetti sia una legge che disegna e realizza un progetto pluriennale per l'università, non c'è dubbio, che in effetti nel settennio a seguire si manifesterà in tutta la sua crudezza con i dati che tutti conosciamo e sui quali non c'è necessità di sottolineatura.
Tu ci parli giustamente del presente come un momento che si potrebbe descrivere come punto di viraggio rispetto a questo pregresso. Allora, la mia domanda è possibile immaginare oggi un progetto pluriennale che strutturale per l'università pubblica, sostanziato ovviamente da certezza di sostenibilità finanziaria, che consenta agli Atenei di programmare il loro futuro eminentemente in termini di reclutamento di capitale umano su scala almeno triennale e non FFO per FFO, turnover per turnover, piano straordinario per piano straordinario? Questa è la mia domanda. Grazie. Pensando che se esistesse un avverbio latino, qui bisognerebbe dire FFO-tim, no? Cioè FFO per FFO. È un dramma che ho vissuto anch'io, come puoi immaginarti. Dall'altro ricordo benissimo in tempi passati, quando noi cercavamo di strappare dal Ministero, appunto, allora dal mio predecessore D'Addona e dopo da Masia, una lettera che arrivasse tra il 30 e il 31 di dicembre che dicesse potete inserire in bilancio il 95, il 96, il 97% rispetto al bilancio dell'esercizio precedente, perché se no si navigava al buio, anche perché la finanziaria, come sapete benissimo, è sempre sotto l'albero di Natale e conseguentemente in genere i consigli di amministrazione finiscono tra il 15 e il 20 di dicembre per fare il bilancio preventivo, quindi è veramente un dramma questo. Io su questo sono assolutamente d'accordo. Secondo me su questo noi possiamo fare un ragionamento assieme ovviamente ai diversi organi per così dire di consulenza del Ministero, a cominciare da alcune della CRUI, per vedere come effettivamente possiamo consolidare, questa è la tua domanda in fondo, consolidare le risorse esistenti. Diciamo, l'unico problema che io vedo in questa vicenda è legato esattamente a quello che ho detto all'inizio, che purtroppo le tabelle delle leggi finanziarie scontano questo famoso intervento. Ricordiamoci che poi le leggi, lo dico sempre, erano due, perché anche la 126, varata contemporaneamente alla 133, aveva anzi il prelievo più sostanzioso nei confronti dell'FFO pluriennale, continuano però a operare, quindi noi dobbiamo cercare di capire almeno quale porzione è in qualche modo sensatamente programmabile per le università. Io credo che questo si possa fare. Si può fare, tra l'altro troverete nel piano triennale un disegno in questo senso, ma che possiamo tranquillamente approfondire, perché secondo me, paradossalmente, sia chiaro, è un paradosso, non sto disegnando niente del prossimo futuro, sarebbe pure meglio sapere che c'è una diminuzione, no, che so, il 2% ogni anno, no? Ok, le università sanno oggi che tra 2 anni avranno un meno 4%, ma almeno lo sanno e su quello possono fare qualche ragionamento. Quindi tenete anche presente una cosa, e questa è una cosa importante che bene sappiate, per evitare troppi, come posso dire, punti enigmatici nella programmazione delle università, all'interno del piano triennale noi vorremmo introdurre delle misure anche di oscillazione minima dello stesso costo standard, perché il costo standard, come il premiale, di fatto è frutto di un calcolo che può cambiare, no? come potete immaginare. Quindi l'idea sarebbe quello di garantire anche un canale, no? Del costo standard simile a quello che abbiamo introdotto, come sapete bene, nel caso poi complessivo dell'FFO dopo aver assegnato il premiale, e cioè con un range, no, di oscillazione che sia in qualche maniera tollerabile. Certo, se tu cominci a dire che non sai se l'università può avere una caduta del 2% o del 10%, è chiaro che praticamente stai negando il concetto di programmazione. Sia chiaro, questo è indipendente dal problema della valutazione, è proprio un problema di programmazione delle risorse. Quindi assolutamente sì, e direi di lavorarci insieme subito tra CUN e CRUI. Pietro Pietrini, IMT. Della scuola IMT di Lucca, noi siamo molto interessati all'aspetto di reclutamento internazionale, quasi il 40% dei nostri allievi viene da paesi extra di fuori confini dell'Italia. In questo ambito credo che l'iniziativa Le Cattedre Natta possa essere molto interessante, e la mia domanda rapidamente è:
tempistiche, caratteristiche, elementi di differenza rispetto al reclutamento dei professori ordinari. Grazie. Dunque, tempistica. Sapete che la norma prevedeva l'emanazione del DPCM il 31 di marzo. Allora, siamo in leggerissimo ritardo, leggerissimo, perché io stamattina ho consegnato al gabinetto e ufficio legislativo uno schema di DPCM. Abbiamo già avuto un incontro con il DAG, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ne faremo un altro il 12 di aprile, quindi sono molto preciso come vedi sulle date, dopodiché a quel punto il provvedimento dovrebbe essere in qualche maniera, come si dice, un pessimo termine, sdoganato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Vi ricordo che è un DPCM, quindi è una cosa di pertinenza del Consiglio dei Ministri, è fatto ovviamente di concerto con il MIUR e con il MEF, ma fondamentalmente è di pertinenza, cioè è firmato da Renzi, ecco, il concetto è questo. Quindi sicuramente i tempi saranno molto rapidi. La cosa che posso anticiparvi, che mi pare di comprendere, è che l'intenzione sia quello di bandire tutti i posti in una botta sola, nel senso che l'idea, come sapete, la norma prevede comunque che almeno il 50% siano banditi nel corso del 2016, ma presumibilmente, anche per evitare, come dire, farraginosità dal punto di vista procedurale, l'idea sarebbe di bandirli tutti quanti insieme. Dicevo prima che i posti saranno sicuramente più di 500, stiamo insomma quantificando con precisione. Le norme, e dobbiamo ancora ovviamente discuterle con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quello che posso dire è che ovviamente, per come è costruito il fondo NATA, sono tendenzialmente norme centralizzate, cioè di fatto è un concorso che dovrebbe portare come risultato una lista, no, di vincitori simile a quella dalla quale teoricamente si può attingere attraverso le chiamate dirette dell'articolo 1,9 della legge 230, che infatti è, come sapete, integrata proprio con il fondo NATA. Quindi direi queste sono le linee generali, ma sicuramente le risposte verranno molto presto su questo argomento, prestissimo. Ora comincia a essere difficile valutare le distanze esatte. Massimo Augello, rettore dell'Università di Pisa, forse per qualche metro sei un po' più lontano vicino rispetto al Sant'Anna, non lo so. Vicino di tutti. Grazie Fabio per aver organizzato questo incontro, grazie a Marco. In effetti le questioni che verrebbe da porre sono tante alla luce della tua interessante introduzione, anche da alcune domande che sono state poste dai colleghi. Io ritorno su quello che è un tema che mi ha sempre molto appassionato e che ho spesso sollevato in CRUI sotto la tua presidenza. È il tema della semplificazione burocratica e il tema della regolamentazione. Semplificazione non significa deregulation, certezza di regole, buone pratiche. Mi ricordo che, con un po' di gusto di paradosso, per il paradosso che ho sempre coltivato, nei momenti in cui il dibattito nostro in CRUI era tutto incentrato sulle risorse, la scarsità delle risorse, mi divertivo a spostare il tiro dicendo: certo, il tema è quello delle risorse, ma un sistema come il nostro ha bisogno di certezza, di regole, di semplificazione burocratica. Il ministro, il nostro ministro, significativamente nella prima uscita ufficiale, forse nella settima commissione del Senato nel marzo del 7 marzo, che memoria c'ha questo, pose con forza il problema della semplificazione come asset fondamentale, assieme a pochissimi altri, non in quegli elenchi in cui non può mancare. Valutazione, ricerca, internazionalizzazione e semplificazione. Negli atti di indirizzo del 15 il ministro e quindi il ministero ha ribadito la semplificazione come punto centrale. Interessa al ministero, interessa alla CRUI, che anche recentemente ha posto nella giornata la nuova primavera dell'università, il tema della semplificazione fra quelli principali, declinato nel modo che ho detto. Cito anche il CUN. Il CUN si è occupato molto di questo tema. Semplifica università, mi pare, ho visto Paolo Rossi qui, ecco, mi può confermare.
era una serie di documenti, piccolo studio, che conteneva proposte concrete. Da ultimo, mi perdoneranno i direttori generali e i dirigenti presenti, il CODAO, che è l'organismo che raccoglie direttori generali e dirigenti, hanno fatto studi sistematici su questo tema. Bene, come mai un tema su cui tutti si dicono d'accordo che bisogna intervenire e non ci sono controparti, il ministro e l'università, sono persino d'accordo io, perdonami, l'autoironia, come mai c'è questa difficoltà? Ecco, volevo chiedere proprio questo, a che punto siamo e perché una riforma che non costa, perché ragionare di risorse è problematico, ma una riforma che non costa e che consentirebbe al sistema universitario di mettersi al livello dei sistemi universitari degli altri paesi, che sono molto molto più snelli. Allora non riusciamo a competere noi perché abbiamo meno risorse, ma non riusciamo a competere perché abbiamo un meccanismo più farraginoso. Chiudo da ultimo, Marco, con questa osservazione. Te, Presidente della CRUI, entravamo alcuni di noi, Fabio, Angelo e Cabone Dio, era gennaio del 2011, eravamo da poco lì, abbiamo avuto comunicazione dell'FFO dell'anno precedente, cioè del 10, abbiamo avuto sì. Con un anno di... E che il 10 non era un anno come tutti gli anni. Non era, ora, horribilis. Ecco, ora qualcosa è migliorato, però ancora bisogna fare qualcosa. Grazie. Ma dunque, guarda, allora è inutile dire che qui è come l'argomento della valutazione, no? È uno di quei tipici argomenti in cui tutti noi diciamo siamo tutti assolutamente a favore della valutazione, no? Oppure siamo tutti a favore della semplificazione. Poi quello che poi diventa realmente complicato è, come giustamente dici tu, declinare poi queste che sono le parole d'ordine assolutamente condivisibili in provvedimenti efficaci, provvedimenti di semplificazione naturalmente e non di complicazione. Allora, io riconosco, perché non ho difficoltà a riconoscerlo, che oggi come oggi noi ci siamo concentrati fatalmente sul problema delle risorse e, questo però datecene atto, sul, tu l'hai ricordato e te ne ringrazio, sul problema non indifferente che va un po' incontro anche all'esigenza che diceva prima il Rettore Dei di una possibile come programmazione, no, decente dell'università, di anticipare il più possibile i tempi, no, per esempio dell'FFO. Sembrerà una stupidaggine, ma vi garantisco che non è una passeggiata semplificare questo, diciamo, aspetto procedurale. Dopodiché ci sono alcuni argomenti che non sono di pertinenza del Ministero, diciamolo con chiarezza, alcuni sono di pertinenza dell'ANVUR, no? Lo ricordavo poc'anzi, l'ANVUR si sta proponendo, è chiaro che c'è dietro il Ministero che li sta stimolando, di semplificare, dicono loro, del 50%, no? I provvedimenti della SUA e quant'altro, quindi di AVA in sostanza. Noi ovviamente monitoreremo che questa semplificazione venga incontro a questo tipo di esigenza, un'esigenza ampiamente condivisa anche dal Ministero. Se riusciamo a introdurre quel pacchetto che dicevo poc'anzi di riforme su alcuni aspetti, probabilmente acceleriamo ancora di più gli aspetti di natura procedurale. Pensate solo alla questione della Corte dei Conti, no? Cioè è un incubo. Io mi ricordo quando ero rettore, il contratto di poco superiore a una certa, no, a un certo tetto finanziario doveva andare alla Corte dei Conti, peraltro doveva andare a Roma alla Corte dei Conti, quindi nemmeno diciamo, alle sezioni territoriali, doveva andare direttamente, deve ancora andare direttamente, quindi il contratto, le prestazioni, un incubo. Per non parlare poi delle cose che riguardano le missioni, ecco, mi dimenticavo, c'era anche questo, no, gli arredi e via dicendo, tutte cose che abbiamo vissuto, ahimè. Noi ci stiamo sforzando lì di intervenire, probabilmente non basta questo. Io credo che forse, lo dico senza diciamo facile demagogia, però qui è molto importante anche avere una voce diretta da parte di coloro i quali sono, come dire, sul campo e quindi le università. A me farebbe molto piacere che non solo il CUN ma anche la CRUI insieme ci dessero a questo punto uno spettro, no, di quelle che sono le possibili azioni di semplificazione su cui lavorare, perché molte si possono fare con dei decreti ministeriali, no? Le procedure di accreditamento, le procedure che riguardano la stessa offerta formativa e quant'altro, al netto di AVA, adesso parlo in generale, possono essere semplificate
ragioniamo insieme come farlo, nel senso che io non vorrei fare qualche cosa che poi non vada incontro alle esigenze del sistema. Quindi oggi questa è sicuramente una delle principali priorità che abbiamo, perché altre forse siamo riusciti già a mettere qualcosa in cantiere, questa ancora necessita di essere, come dire, sgrossata in maniera sostanziale. Però ecco, su questo noi siamo pronti e disponibilissimi. Io Domenico Perata, Sant'Anna. Grazie, io mi ricollego a tre cose che hai detto. Il tema delle risorse, il tema del rientro, o meglio, dell'entrata di nuovi giovani ricercatori stranieri nel nostro sistema universitario e la burocrazia. E in parte mi collego a quanto ha detto il Rettore Augello, quindi la necessità di semplificare, perché se parliamo di risorse e escludiamo per un attimo l'FFO, del quale abbiamo già parlato, e parliamo di risorse quindi per svolgere l'attività di ricerca, ahimè, devo dire, al 90% nel 90% dei casi non si tratta di risorse di provenienza statale, ma si tratta di provenienza di terzi, fondi di privati, Unione Europea, altri enti finanziatori. IRC, ad esempio. Ora, quando la mentela che io ricevo più frequentemente da parte dei miei colleghi, che sono bravi a procurarsi i fondi, quindi hanno fondi, sono fondi competitivi, e magari sono giovani colleghi che hanno fatto un dottorato all'estero, hanno fatto un postdottorato all'estero, e rientrano in Italia e sono anche bravi da procurarsi i loro fondi, quindi le risorse alla fine non sono un problema. Non sono un problema le infrastrutture, ma il problema è spendere i soldi. È difficile spiegare a un giovane ricercatore che magari ha fatto il dottorato in Germania che per acquistare un frigorifero per il laboratorio occorre consultare il MEPA, dove il frigorifero c'è e costa il doppio rispetto al frigorifero che si trova al supermercato. Secondo il classico principio del trust, no? Aggiungo il banale Consip per comprare un computer. Ora, per quale motivo? Io posso capire che l'università è pubblica amministrazione, non possiamo pretendere di essere pubblica amministrazione quando conviene e non essere pubblica amministrazione quando non conviene. Quindi fin tanto che i fondi sono pubblici dello Stato, capisco benissimo, quelle sono le regole e le regole si rispettano. Ma quando i fondi sono di un finanziatore privato, di una fondazione, che ci chiede di svolgere un'attività di ricerca, di svolgerla nel modo più efficiente possibile, per quale motivo non possiamo derogare agli obblighi sugli acquisti della pubblica amministrazione? Solo per citare uno dei casi di burocrazia che sono percepiti come più asfissianti da chi appunto non può sentirsi dire che per avere quel computer, per avere quello strumento ci vuole un mese, non per averlo, ma per terminare la procedura di acquisto. Quindi io credo che se vogliamo un sistema più internazionale in cui i giovani sono attratti dal nostro paese, non basta parlare di risorse e di posti di lavoro come ricercatori tipo B o di cattedre, ma occorre anche creare le condizioni per cui queste persone, quando vengono in Italia, non rimpiangano di esserci venute e che hanno la possibilità di gestire i propri fondi di ricerca in maniera ovviamente onesta, ma senza la presunzione di colpevolezza di chi vuole imbrogliare nel fare gli acquisti. Grazie. Io ti do una risposta, diciamo, epigrafica, e cioè non ne farei nemmeno una questione di provenienza dei fondi, ma del fatto che quando si tratta di ricerca, inevitabilmente non possiamo basarci su quello che è un comune mercato, no, per carità, legittimo sulla pubblica amministrazione, lo capisco, perché la ricerca vuol dire la specificità e la caratterizzazione dell'acquisto, perché è funzionale a quel tipo di ricerca, no? Non è cioè il rubinetto, adesso dico una cosa molto rozza, ma il rubinetto per un laboratorio di ricerca non è il rubinetto, no, di un lavabo, non è la stessa cosa. Quindi io credo che da questo punto di vista noi dobbiamo rivendicare, e proveremo a rivendicarlo, sono assolutamente d'accordo, il fatto che in questi casi specifici deve valere quella che è la natura, come dire, essa stessa specifica della ricerca portata avanti dall'università e dagli EPR. Questo mi pare assolutamente condivisibile, perché come dire, proprio paradossalmente è la morte, no, della ricerca un controllo di questo genere, è proprio un controsenso, una contraddizione.
Assessore. No, no, c'è anche la scuola normale, che è a distanza zero, quindi a chilometro zero spetta anche a me una domanda. E conclude la serie dei rettori. Credetemi, specialmente dopo gli stimoli dei colleghi, mi prudono le mani e la lingua, ma mi trattengo. E cerco di guardare un po' più da lontano e non all'oggi. Guardo quindi a 6 anni fa, quando è stata introdotta una riforma molto importante del sistema universitario, la legge 240, la legge Gelmini, come la volete chiamare. Sono cambiate le regole del gioco. È stato delineato uno scenario che ha avuto diversi tipi di reazione. Chi di voi ha seguito le posizioni che ho espresso, ha sentito i nostri l'inaugurazione degli anni accademico, dove il luogo tipico dove un rettore o direttore dà un'opinione, ha sentito che io ero tra quelli meno severi nei confronti della legge 240, avevo anche apprezzato alcuni degli scenari che venivano delineati da questa legge. In questi anni questi principi sono stati destabilizzati chirurgicamente in alcuni snodi essenziali, facendo sì che uno scenario che avevo descritto all'epoca come ragionevole, un'opportunità diversa, un modo diverso di funzionare, sia stato portato a non funzionare, perché pezzi del mondo precedente si sono incrociati con i pezzi del mondo presunto nuovo. Il risultato è che non abbiamo realizzato quel possibile scenario, non abbiamo salvaguardato lo scenario precedente, siamo in una terra di mezzo dove tutti noi vediamo tante difficoltà, specialmente in quello che è, a mio avviso, il punto cruciale, cioè il rinnovamento e l'entrata dei giovani e le prospettive per i giovani. Qui il sistema non ha funzionato. All'epoca mi ricordo che si diceva, come si dice sempre in questi casi, una riforma forte, un cambiamento grande, ma faremo un check-up, faremo un controllo, ci sarà modo di fare, come si dice in inglese, il fine-tuning del sistema, visto che hai usato gli anglismi anche tu, me lo concedo anch'io, con moderazione. Cosa sta succedendo in questo senso? Sta succedendo qualcosa? In questo momento di ripensamento dell'università si sta ripensando anche all'architettura della legge 240? Ma dunque, allora, intanto secondo me la storia della legge 240 ha risentito della tipica storia che hanno tutte le normative architettoniche nel nostro paese, no? Che sia nella fase di costruzione della norma, sia nella fase di applicazione della norma, tu stesso l'hai detto, sono poi vittime di una sorta di effetto stratificazionale, nel senso che la costruzione della norma stessa parte magari da un modello e poi fatalmente, come sempre avviene in un percorso parlamentare, questo è ovvio, subisce, no, aggiustamenti che spesso e volentieri introducono possibili punti di crisi che non casualmente magari poi esplodono successivamente. Questo è al momento zero, no, alla fase zero. Poi nel corso oggettivamente degli anni sicuramente una serie di provvedimenti successivi che si sono aggiunti ai famosi 40 decreti, non quelli, provvedimenti successivi, hanno visto modificare alcuni pezzi importanti, no, della norma medesima. Il caso classico è quello, per esempio, dell'abilitazione. No? L'abilitazione scientifica nazionale aveva un suo obiettivo, è stata, diciamo la verità, ha avuto a sua volta poi una, come posso dire, una vischiosità interna dovuto al migliaia di ricorsi, sia sul 12 sia sul 13, che noi abbiamo e stiamo ancora gestendo in prima persona. Il povero dottor Livon, da questo punto di vista, è una vera vittima, perché ricorderete che la norma dava al direttore generale, no, competente,
di fatto la responsabilità della gestione dell'intera abilitazione, e quindi tutti i ricorsi arrivano a lui. Alcuni anche, come si dice in questi casi in gergo tecnico-amministrativo, travolgenti, quindi con conseguenze spesso, beh, l'ultimo l'avete visto, quello dei tre quinti, no? Perché cosa credete, che si è chiuso lì il problema? No, perché normalmente adesso l'Avvocatura Generale dello Stato aveva detto a noi che i tre quinti valevano solamente per il periodo, diciamo così, efficace di ricorsi dopo la pronuncia del Consiglio di Stato, ma naturalmente tutti i candidati che hanno avuto comunque no, una votazione di tre quinti anche prima, oggi chiedono l'autotutela, no? Ma non parliamo di 50, 100, parliamo di migliaia. Quindi questo significa che oggettivamente questo è un percorso, per esempio in questo caso specifico, ma che, come dire, è l'asse portante, no? È il reclutamento, no? Un po' diverso, devo dire, i percorsi di ingresso da questo punto di vista dei giovani. Forse lì la cosa che è stata importante è stata soprattutto la liberalizzazione del turnover, perché il fatto di poter finalmente cominciare a respirare e a pensare a una programmazione dei posti sganciata, no? Adesso siamo solo all'inizio, è chiaro, dalle regole del turnover, dovrebbe in qualche modo agevolare tutta quanta la vicenda. Il check-up è indispensabile, peraltro l'ha detto anche il Ministro in Assemblea Grui, quindi è evidente che va fatto, in qualche modo lo stiamo già facendo naturalmente, esistono, come sapete, anche documenti e ricerche già avviate su questo aspetto. Come dire, ripeto quello che ha detto tante volte il Ministro, ma anche i ministri precedenti, l'idea di un intervento architettonico di totale cambiamento rispetto alla legge 240, francamente mi sembra un po' improbabile, anche perché probabilmente non ci sono più i tempi, no? Anche diciamo parlamentari, e poi probabilmente rivivremmo la stessa avventura che abbiamo vissuto nel 2010, l'anno in cui appunto l'FFO fu data all'ultimo, vero? Anzi, mi ricordo che la leggenda dice che la dottoressa, non faccio il nome, ma insomma gli esperti la conoscono bene, incaricata di occuparsi dei problemi dell'FFO, la portò tipo 5 minuti prima di mezzanotte alla Corte dei Conti, perché sennò si sapeva come fare, che sennò teoricamente si andava all'esercizio provvisorio. Quindi diciamo, questo aspetto è un aspetto, secondo me, che va assolutamente, in parte l'abbiamo fatto, perché su alcune questioni che riguardano appunto il reclutamento dei giovani, la stessa abilitazione, la legge 114 ha rivisto anche profondamente, devo dire, e devo dire anche rapidamente, il meccanismo, diciamo lo sportello, no? E via dicendo. Abbiamo tolto il membro OCSE, no? Perché quello è stato foriero, devo dire, di problemi amministrativi sui ricorsi spaventosi, al di là poi che uno lo condivida oppure no, ma lì c'era proprio un problema tecnico, non si andava avanti, e quindi io credo che da questo punto di vista qualcosa è stato già fatto. Probabilmente il check deve essere un check che investa anche altri settori della legge, e credo che dobbiamo farlo solamente entro quest'anno, perché non è possiamo aspettare più che tanto. Abbiamo esaurito la sequenza dei rettori, che ringrazio molto per il loro contributo. Mi piacerebbe ora dare la parola al vicepresidente Barni. Grazie a te, che come sapete è vicepresidente, ma con delega proprio alle questioni di università e ricerca. Io vorrei riprendere un tema che ci ha visto discutere soprattutto appunto all'inizio del mio mandato, che è quello del diritto allo studio, che comunque è un tema che è fondamentale per quanto riguarda l'accesso degli studenti appunto al percorso di studio superiore. Prima di tutto vorrei portare l'attenzione sui dati che sono stati, diciamo, ben analizzati dal Ministero del Lavoro, che ha messo in luce appunto come l'accesso agli studi universitari sia purtroppo, non sia più purtroppo, diciamo, possibile per le classi sociali più bisognose. Cioè, questo secondo me è un problema gravissimo per il nostro paese, è un problema gravissimo perché appunto l'università, gli studi superiori non assolvono più quella funzione di ascensore sociale che invece, insomma, dovrebbero assumere. E questo è la prima grande preoccupazione, cioè cosa fare per andare a recuperare quella fascia di giovani
che appunto non ci pensano nemmeno più ad accedere al percorso universitario. Poi l'altro tema riguarda appunto il diritto allo studio nella sua, diciamo, competenza regionale. La regione Toscana fa moltissimo per il diritto allo studio. Basti pensare che è una delle poche regioni che ha il 100% degli idonei che sono anche borsisti. La regione Toscana si impegna fortemente intorno ai 14-16 milioni di euro all'anno di risorse proprie, che vi assicuro che non, cioè, è uno sforzo grandissimo che la giunta regionale fa appunto per il diritto allo studio. L'anno scorso al momento, diciamo, dell'entrata in vigore della nuova normativa, la regione ha cercato di sopperire anche al termine, diciamo, dell'anno con risorse proprie per costruire una piccola borsa per quanto era possibile appunto per gli studenti che erano usciti dalla possibilità di avere una borsa di studio. Allora, quello che a me preoccupa fortemente è questa, diciamo, quanto dichiarato più volte dalla ministra, anche nell'ultima assemblea della CRUI, che è quello di scindere, diciamo, in due il FIS e di dare la parte del FIS che riguarda le borse di studio direttamente alle università. Allora, la domanda che io ti pongo è quella di innanzitutto capire il senso di questa operazione, perché se il senso è quello di, diciamo, punire delle regioni che non utilizzano il FIS per le borse di studio, ma le utilizzano per altre motivazioni, io vorrei sottolineare che nell'ultima giunta abbiamo approvato il bilancio dell'azienda per il diritto allo studio. Siamo riusciti a risparmiare per il funzionamento dell'azienda, che, come sai, è un'azienda regionale, quindi vede l'accorpamento di tre aziende, cosa che non è successo in altre regioni. Quindi abbiamo risparmiato quasi più di 2 milioni di euro di funzionamento e di nuovo le riversiamo sulle borse agli studenti. Allora, io mi domando se ha un senso smontare un sistema che funziona e che funziona bene in Toscana e che potrebbe funzionare meglio con un impegno sempre più forte della regione, che c'è sempre forte, perché magari in altre regioni non funziona. Domanda complicata. Allora, intanto è un fatto oggettivo, e forse questa è anche una delle occasioni in cui lo posso dire pubblicamente, che noi siamo particolarmente grati alla Regione Toscana, e a fattispecie all'assessore, per la collaborazione che ci ha offerto in momenti obiettivamente un po' complicati, no? Alla chiusura dello scorso anno, quando abbiamo, come ricorderai, istituito quel tavolo tecnico che ci ha consentito intanto di mettere insieme dei dati che poi sono stati funzionali al momento successivo, cioè quando abbiamo, entro il 28 di febbraio, in realtà qualche giorno dopo, emanato il decreto ministeriale sull'ISEE e sull'ISPE. La posizione del Ministro ti è ben chiara, tu l'hai appena adesso ricordata. Io posso dirti questo: noi abbiamo comunque un problema che dovremo risolvere, che è il problema ovviamente della riforma costituzionale. No? Lì c'è un punto cruciale. Siccome la riforma costituzionale dovrebbe condurre, come sai bene, a una nuova centralizzazione delle problematiche relative anche al diritto allo studio, la domanda legittima che sarà fatta più volte anche dal Ministro è se quella non sia la finestra di opportunità per ripensare
alcuni dei meccanismi che oggettivamente, tranne per carità delle eccezioni virtuose che nessuno discute, però hanno mostrato in molti casi di non essere all'altezza delle aspettative degli studenti, perché ovviamente il nostro problema sono gli studenti, i tempi, no? il tempo che intercorre, come sai benissimo, in generale tra il varo del FIS o almeno delle risorse del FIS nella legge di stabilità e poi tutto quel che segue, spesso e volentieri è molto lungo e farraginoso, prevede un palleggiamento tra le regioni e le università, perché normalmente poi le tasse di iscrizione, la tassa di iscrizione e i contributi devono essere a quel punto ricontabilizzati nella loro integrità con il contributo ovviamente anche della regione, più il FIS, insomma il meccanismo obiettivamente è molto complicato. Allora che il meccanismo vada semplificato è sicuro, che vada rivisto alla luce della presumibile riforma costituzionale che è una centralizzazione, allora noi dobbiamo metterci d'accordo su come declinare il termine centralizzazione, secondo me. Se centralizzazione vuol dire quello che secondo me dovrebbe voler dire, ovvero un passaggio comunque attraverso quello che sono le amministrazioni centrali, nella fattispecie il Ministero per quello che riguarda il FIS e il Ministero che vigila sulle università, secondo me questo potrebbe configurare effettivamente, non dico una rivoluzione copernicana, ma nuovi assetti per quello che riguarda il rapporto fra le regioni e l'amministrazione centrale dello Stato per quello che riguarda il diritto allo studio. Secondo me la vera domanda che ci dobbiamo tutti quanti porre e che la Toscana si è posta tante volte e mi pare con esiti lusinghieri è: qual è la soluzione migliore e più funzionale per gli studenti, tenuto conto di una cosa importante che tu sai meglio di me, e cioè che nella lunga penisola italiana, no? Una frase per, come sai, del nostro ministro, no? Che è molto lunga, diciamo, l'Italia, le situazioni territoriali che incidono sugli studenti sono profondamente differenziate fra di loro. Lo studente della Calabria non è la stessa cosa dello studente della Toscana. Lo studente, attenzione, lo studente, perché poi lì c'è un problema anche di condizioni socio-economiche, come sai bene, di anche, questa è una delle cose che ha messo tra l'altro in rilievo, secondo me giustamente, quel rapporto RES, e cioè anche di capacità delle stesse amministrazioni regionali di fornire i servizi che sono di loro aspettanza. No? Io ricordo che questo rapporto RES, per esempio, insiste moltissimo sul problema dei trasporti, no? Un classico, no? Di quando si parla del diritto allo studio. Beh, oggettivamente, lo sai meglio di me, i trasporti non funzionano tutti alla stessa maniera, se usiamo degli eufemismi, in Italia. No? Questo però è un aspetto che vorremmo cercare di risolvere col famoso tavolo sui livelli essenziali di prestazione, sui LEP, che spero che riusciamo a chiudere prima possibile, perché quello è sicuramente un tassello comunque importante, perché così garantiamo ai nostri studenti un'omogeneità di trattamento sul territorio nazionale tenuto conto di queste differenziazioni. Quindi riassumo per non sfuggire ovviamente alla domanda. È chiaro che l'occasione della riforma costituzionale e dello stesso tavolo del legislativo 68 sul diritto allo studio è probabilmente una finestra di opportunità unica per rivedere l'assetto del diritto allo studio, anche alla luce dell'intervento importante che ha fatto il governo in legge di stabilità. Ma al tempo stesso è evidente che dobbiamo pensare insieme a dei servizi che siano più agili e più funzionali per gli studenti, perché molti studenti di questo, e tu hai letto come me il rapporto del CNSU, di queste cose si lamentano moltissimo. Non è che si lamentano con la Toscana, ci mancherebbe, ma si lamentano in generale. Quindi evidentemente c'è qualcosa nel funzionamento che va rivisto. Non volevo tagliare corta la tua risposta, ma mi spostavo di qui. Stavo finendo, la prosodia era discendente. Mi spostavo di qui per dare l'opportunità a tutto il pubblico di porre domande, sempre brevi. Sono state fulmine tre mani, nell'ordine. Arriva subito il microfono, tranquillo. Puoi stare lì, arriva il microfono. Eh sì, buonasera, salve. Sì, io sono Giuseppe Montalbano dell'Associazione Dottorandi e Dottori di Ricerca in Italia. Una domanda molto puntuale. Due giorni fa è uscito sul Sole 24 Ore questo articolo in cui si parla del DDL Pagliari. Insomma, pare che sia ripartito un dibattito, insomma, sia in corso un
processo, insomma un iter all'interno del Ministero su appunto una riforma del preruolo e quindi l'accesso a posizioni di ruolo per tutto quello che è, diciamo, il mondo del precariato, della ricerca, tutto quello che esiste dopo il dottorato. Appunto, volevo cogliere questa occasione che ci viene fornita oggi per insomma, effettivamente capire quali sono sostanzialmente gli indirizzi su cui il Ministero si sta muovendo. Da quello che insomma, pare di capire, le intenzioni buone e condivisibili sono appunto quelle prioritarie di provare a ridurre il precariato, e innanzitutto il tempo e quindi diciamo, il tempo in cui appunto un postdoc debba passare di contratto precario a tempo determinato in contratto a tempo determinato prima di accedere a posizioni di ruolo, che è evidentemente una priorità appunto in una formula che riesca veramente a contrarre questo tempo. E il problema però, ed è questo insomma anche il punto che volevo porre in un quadro cui insomma lo sa bene, abbiamo avuto modo di discuterne diverse volte anche all'interno del Consiglio Universitario Nazionale, cui appunto a fronte di migliaia, più di 20.000 no? dottorandi di ricerca che negli ultimi tempi sono diminuiti drasticamente rispetto a più di 16.000 assegnisti di ricerca, fronte di poche centinaia di RTDB, quindi in posizioni tenure che possono poi effettivamente accedere, il problema non è solamente temporale ma anche di prospettive concrete, insomma, poi per questi precari della ricerca, in particolare assegnisti e postdoc, a poter appunto ambire a posizioni di ruolo. Evidentemente qualsiasi piano per il preruolo non può essere slegato da un serio piano di rifinanziamento delle risorse. Con questo concludo. Se questo è lo standard della domanda breve, siamo nei pastigli. No, con questo concludo, semplicemente concludo con una battuta. È vero, e su questo diamo atto evidentemente che in qualche modo no, questi 861 ricercatori e 500 cattedre straordinarie, in qualche modo dei fondi si stanno sbloccando, per quanto diciamo no, si è interrotto solo diciamo, un certo tipo di andamento negativo dell'FFO. Certo, quando poi apprendiamo che più di 1,5 miliardi di, appunto, di euro vengono destinati per un progetto come Human Technopole di Milano, quindi stiamo parlando della cifra sostanzialmente pressappoco che è stata sottratta al sistema universitario, ecco, nel corso di questi anni, allora evidentemente le risorse ci sono, il problema di trovarle, di spenderle per dare spazio ai giovani ricercatori che costituiscono il futuro appunto della ricerca e dell'università, evidentemente è una questione di scelte politiche. Dunque cerco di rispondere ovviamente all'altezza alla ristrettezza dei tempi. Ovviamente ero al corrente, puoi immaginare, da diversi mesi in realtà, della questione del DDL Pagliari, per un semplice fatto che gli emendamenti a cui si fa riferimento, voi ricorderete che il DDL Pagliari in realtà doveva sanare la famosa situazione degli assegnisti di ricerca rispetto al dettato no, ambiguo della legge 240, cosa che poi noi abbiamo comunque sanato all'interno del mille proroghe, quindi il problema non c'è più. Però quella fu l'occasione, indubbiamente, perché uno dei pochi dall'altro veicoli normativi in quel momento no, in itinere, per introdurre, mi pare ricordare, tra ottobre e novembre alcuni emendamenti che diciamo così in qualche maniera rifunzionalizzavano, no? Chiamiamolo così, lo stesso DDL, introducendo delle proposte che sono più o meno quelle che lei ha ricordato. Allora, io le posso dire questo, una intenzione molto chiara del Ministero, più volte manifestata, è quella di approfittare in ogni caso della delega Madia, sia per quello che riguarda la delega sulla riorganizzazione in generale della ricerca, prima Madia, sia per quello che riguarda invece lo stato giuridico dei ricercatori, che ho ricordato anche poc'anzi, seconda Madia, no? La Madia 124 del 2015. Allora, là sicuramente c'è l'occasione di rivedere le cose che lei sta dicendo, che io sintetizzerei così. Al di là del problema quantitativo, perché quello lì poi è un problema di risorse, no? Lei ha ricordato, c'è stato un primo tentativo, no? Rimpinguare le risorse vincolandole per quello che riguarda l'accesso da parte dei giovani. La prego, non dimentichi mai la liberalizzazione del turnover. Sa perché? Perché è stata la battaglia più dura che abbiamo fatto col MEF, nel senso che è una cosa che sembrerebbe tutto sommato burocratica, ma vi garantisco ha avuto un'opposizione
pazzesca. Poi ragionevolmente siamo riusciti ad avere, come dire, un accordo. Però detto questo, allora, sicuramente le figure pre-ruolo oggi come oggi sono moltissime, no? Alcune saranno sanate dal fatto che dal 1 gennaio del 2017, come sapete bene, il Jobs Act prevederà una riforma del meccanismo delle co-co-co nei confronti della pubblica amministrazione, per cui lì sicuramente bisognerà agire in qualche maniera, perché si dovrà sostituire il regime delle co-co-co con altri regimi. Il DDL Pagliari prevede, se non ricordo male, scusi, gli emendamenti al DDL Pagliari prevedono, se non vado male, se non vado errato, una serie di interventi di drastica semplificazione delle figure per ruolo, sicuramente nella differenza fra ricercatore A e ricercatore B, mi pare di ricordare, mi corregga se sbaglio, a tutto vantaggio dei secondi, ovviamente, cioè dei ricercatori tipo B, e con un'intenzione che secondo me è assolutamente lodevole, cioè quella di, che lei ha ricordato poc'anzi, qui il rischio di riportare il bilanciamento tra i latinismi e gli anglicismi del mio intervento a favore degli anglicismi, sul time to recruitment, per così dire, no? il tempo che intercorre fino al reclutamento, nel senso del ruolo, della tenure. Quindi io credo che quella sia una cosa importante. Stiamo lavorandoci, per esempio, per quello che riguarda gli EPR, perché lì abbiamo una delega esplicita, no? L'idea è sempre quella, cercare di fare in modo che i giovani entrino il prima possibile all'interno del sistema universitario e degli enti di ricerca. Ora, sugli enti di ricerca abbiamo uno strumento normativo, no? La delega dell'articolo 13 della 124. Per quello che riguarda invece le università, oggi come oggi sembrerebbe che quello sia l'unico strumento. Vediamo, diciamo, il dialogo con coloro i quali hanno presentato gli emendamenti, a cominciare ovviamente dalla senatrice Puglisi, è, come dire, molto aperto, direi anche molto costruttivo. Quindi ci stiamo indirizzando. Però mi lasci dire un'ultima cosa, che questa è una vecchia polemica che abbiamo io e lei, e cioè la questione dei dottori di ricerca. Lei lo sa qual è la posizione che abbiamo sempre avuto. I dottori di ricerca sono una cosa, i ricercatori sono un'altra, cioè non tutti i dottori di ricerca devono assolutamente essere considerati il primo gradino per l'ingresso nel sistema della ricerca. Secondo me è lì che noi dovremmo essere un po' più chiari, dovremmo cercare di creare una nuova Y, se posso dire, che dica con chiarezza che chi vuol fare la ricerca all'interno del dottorato fa certe cose, ma il dottorato è anche un terzo ciclo, un troisième cycle, per così dire, della formazione, diciamo, di uno studente. Quindi c'è bisogno di dottori di ricerca delle imprese, le solite cose che ci diciamo sempre, ma che non necessariamente devono essere ricercatori. Ferrara? Sì, buonasera, Andrea Ferrara, Scuola Normale. Volevo fare una domanda sul decreto ministeriale del 28 dicembre 2015 che ridisegna l'inquadramento. La domanda riguarda la rimappatura degli inquadramenti dei vincitori di programmi di ricerca di alta qualificazione nel sistema universitario, che a detta di molti, io sono tra questi, sembra essere un pochino penalizzante per ciò che riguarda l'attrattività dei talenti stranieri. E faccio un esempio su tutti, che ad esempio uno starting year grant venga diciamo assegnato nel ricercatore tipo B. C'ho la risposta. Nel piano triennale abbiamo messo un emendamento al 963 che sostanzialmente fa sì che starting grant, consolidator e advanced possono tutti e tre concorrere su tutte le figure. Quindi è la risposta che do alla tua domanda, ossia a questo punto, se uno starting grant è una persona che ha un profilo molto valido, non necessariamente deve fare solo il ricercatore tipo B, può teoricamente fare l'associato, eventualmente addirittura anche l'ordinario. Quindi, come dire, proprio per venire incontro alla cosa che stavi dicendo, di fare in modo che ci sia uno stimolo ulteriore per costoro a tornare in Italia, perché posso anche capire che il piano triennale è una settimana, passa poi agli organi consulenza del MIUR, passa al CUN, no? C'è un passaggio un po' complicato, cioè il CRUN, CUN, CRUI, CNSU e AMBUR. Prossimo anno, insomma. Però in genere si fa rapidamente. No, no.
garantisco. Troppa grazia, quasi devo dire, mi hai spaventato. Giorgio Bacci. Sant'Antonio, troppa grazia. Sant'Antonio. Io, buonasera, sono appunto Giorgio Bacci della Normale. La mia domanda, io sono un coordinatore nazionale di uno dei progetti FIR finanziati nel 2012, appunto qui alla scuola. La mia domanda allora nasce da un dibattito che si è sviluppato tra vari coordinatori di responsabilità dei progetti ed è legato a fondamentalmente tre decreti ministeriali che sono usciti negli ultimi mesi, uno è già citato il 28 dicembre, poi in febbraio altri due per il piano nazionale straordinario di ricercatori tipo B e poi quello che regola invece l'ingresso negli enti pubblici di ricerca, dove si è creata una situazione forse poco chiara, nel senso che i progetti FIR sono stati esclusi, quantomeno non vengono menzionati, tra i progetti di alta qualificazione scientifica nel decreto del 28 dicembre. E questo potrebbe forse spiegarsi con il fatto che regola l'entrata dei futuri vincitori. Crea questo a catena un problema, cioè che le università, è già successo, che vogliono identificare poi per dei criteri premiali dei progetti meritori di questa distinzione, poi non possono inserire FIR proprio perché non sono riconosciuti come progetti di alta qualificazione. Ricordiamoci che il decreto del 28 dicembre va ad abrogare quello precedente in cui erano presenti FIR, che quindi diciamo, ufficialmente scompaiono da questa geografia. Poi gli altri due decreti, in quello del, diciamo, per l'università, per gli atenei ricercatori tipo B, non è stato introdotto alcun criterio premiale e ovviamente quindi non sono presenti i progetti FIR, a differenza invece del decreto per gli enti pubblici di ricerca, dove è stato introdotto un criterio premiale ed è proprio quello di aver diretto progetti di ricerca almeno triennali. Lì poi c'è un altro problema che è quello dei 5 anni che è irrealistico considerando il fatto che praticamente siamo rimasti invischiati, diciamo, generazione trentennio giù di lì, nei problemi degli ultimi anni dell'università. Allora, c'è un piano, siete consapevoli di questa difficoltà, c'è un piano per il futuro, per restituire un futuro ai ricercatori del futuro in ricerca? Questa può sembrare forse una domanda forse un po' ingenua, un po' limitata a un gruppo di persone, ma questo gruppo di persone siete stati voi, nelle figure diciamo, del Ministero e di altri enti, a identificare come figure di spicco, eccellenti nell'ambito dell'università italiana. Quindi è giusto pensare solo, è comprensibile diciamo, ed è giusto pensare anche ai progetti stranieri, ma forse un'occhiata diciamo, anche a quello che c'è in casa non farebbe male, no? Ah, dunque, diciamo che più o meno mi aspettavo una domanda dalla platea di questo genere. Allora, prima rispondo sulla questione degli EPR, dei 215 posti per gli EPR. In quel caso noi abbiamo ragionato in una maniera molto chiara, no? E anche, devo dire, molto trasparente. Quelli sono posti, voi sapete che gli EPR hanno un regime diverso rispetto alle università, nel senso che l'organico è predeterminato. Qui le università sono totalmente libere sugli organici e gli EPR no. Quindi noi lì abbiamo ragionato dicendo, siccome è un piano straordinario dei ricercatori, per l'assunzione dei ricercatori, sono posti aggiuntivi. In quanto posti aggiuntivi, sono dei posti per i quali il Ministero, volendo dare piena attivazione a quello che era scritto nella legge di stabilità, giovani ricercatori, reclutamento straordinario, giovani ricercatori, agli EPR, proprio per il fatto che il regime giuridico degli EPR è diverso rispetto a quello dell'università, ha dettato una serie di linee operative, che sono quelle che lei ricordava poc'anzi. Allora, non è vero che sono irrealistiche, sono realistiche. Naturalmente identificano una possibile platea che è diversa da quella che sicuramente gli stessi EPR possono continuare a favorire attraverso le proprie risorse e gli scorrimenti interni o gli avanzamenti o i comuni con le proprie risorse, che pure ci sono. Quindi questa è la prima risposta. Sulla questione dei FIR, lei sa che noi abbiamo risposto a interrogazioni parlamentari, lettere, eccetera. La nostra posizione è molto chiara, e cioè il FIR, che era presente precedentemente, ha, come dire, prodotto i propri effetti. No? Gli effetti del FIR sono stati quelli di consentire l'ingresso
all'interno del ruolo dei ricercatori di, dei vincitori del FIR. Dopodiché il ragionamento che sta facendo il Ministero, perché è ancora aperto, discutiamone, però è che il FIR non può essere utilizzato ai fini degli ingressi nei ruoli universitari due volte, perché è come se tu usassi un titolo che ti ha consentito di diventare ricercatore grazie al fatto che tu appunto hai vinto un progetto eccetera due volte, e che è un po', come dire, un po' curioso dal punto di vista delle procedure. Io capisco, però diciamo sono due problemi diversi. Uno è questo, su cui noi abbiamo una posizione abbastanza chiara, direi. L'altro, che lei coinvolgeva, un po' differente, cioè lei dice però il FIR tutto sommato potrebbe ancora essere un titolo, no? Riconoscibile da parte dell'università, che però in questo momento non trova una sua visibilità. Su questo noi possiamo ragionare, però è una cosa diversa, attenzione. Cioè lei mi sta dicendo, se io devo partecipare a una selezione, a un progetto nella mia università, possibile che io non possa far valere in qualche maniera l'eccellenza che mi viene dal FIR? Allora io le potrei rispondere, possiamo ragionare sul fatto che questo FIR deve continuare ad avere una sua visibilità, però per noi il confine è chiaro, non può però riutilizzarlo per la stessa procedura che lei già, per cui lei l'ha già utilizzato, non so se è chiaro. Il partito 1-1 diventa complicato, si era prenotato Antonio Rizzo e CNR, e quindi a questo punto ringrazio per l'opportunità che ho, anche se stiamo parlando di università, di parlare appunto di enti pubblici di ricerca qui. E la domanda potrebbe essere semplicissima: è dove vanno gli enti pubblici di ricerca? Solo che probabilmente non è lecita. Facciamola più breve. Abbiamo gli stessi problemi che hanno l'università, la valutazione e tutto. Forse un po' più pesanti, e infatti siamo sotto in attesa di questo decreto delegato che dovrebbe. Ecco, appunto, ci sono voci che circolano e così via. Noi sa benissimo che noi, per esempio, sulla questione dell'organico abbiamo un problema molto serio, perché proprio sfruttando il fatto che noi abbiamo degli organici, gli accessi all'apicale degli enti pubblici di ricerca, in particolare del CNR, dove solo il 6% di noi riesce ad arrivare dirigente di ricerca, sono seri. E poi abbiamo un problema molto più serio degli altri, secondo me, che non esiste uno stato giuridico per i ricercatori degli EPR. E la domanda quindi semplice, perché è sì o no. Secondo lei arriveremo a uno stato giuridico degli enti pubblici di ricerca per i ricercatori degli enti pubblici di ricerca, che finalmente definirà cos'è un dirigente di ricerca, cos'è un primo ricercatore, se esiste, resterà un ricercatore, tipo A, B, C, o non abbiamo nessuna speranza neanche in questa situazione, che mi sembra particolarmente interessante, come dice lei. Grazie. Le lettere che lei ha usato per i ricercatori mi sembrano un po' troppe, A, B e C, no, per fortuna un po' meno. Dunque la risposta, diciamo, è tendenzialmente sì, anche perché noi abbiamo una delega precisa. Tra l'altro lei ricorderà che la delega ha un focus molto chiaro e poi, come dire, un'area circostante questo focus un po' più, diciamo, opaca. Ma una cosa è sicura, che lo stato giuridico è nella delega, quindi per forza dobbiamo in qualche modo normarlo. Come dobbiamo normare, proporre di normare attraverso funzione pubblica, quelle che sono anche le nuove architetture istituzionali del funzionamento degli EPR, perché naturalmente lei ha detto giustamente, gli EPR hanno problemi, secondo me hanno più problemi rispetto alle università. Uno dei problemi che hanno gli EPR è la famosa autonomia mancata, no? Che lo devo spiegare a lei. Lei si ricorderà benissimo l'articolo 8 della 168 di Ruberti, che metteva esattamente sullo stesso piano EPR ed università. Anzi, le procedure per la regolamentazione e gli statuti degli EPR erano le stesse dei due articoli precedenti, il 6 e il 7 della stessa legge 168, solo che nel caso dell'università, con un po' di ritardi su quella finanziaria, si è avuta una piena autonomia. Poi vabbè, discutiamo l'autonomia vincolata, ok, però c'è stata. Nel caso degli EPR no, tanto è vero che c'è una prova fattuale di quello che le dico, che mi aveva molto appassionato dal punto di vista, come dire, di studio filologico delle norme, e cioè, se lei ricorda, il legislativo 213, che è l'ultima riforma generale degli EPR,
Quando parla di autonomia, parla solo di autonomia regolamentare degli EPR, non parla mai dell'autonomia statutaria. Sintomatico, significa evidentemente che no, si vede a un rango più basso, è come se le università si dicesse hanno solo autonomia per il regolamento di finanza e contabilità. Ho capito, ma l'università dico sì, ma non è quella che mi interessa. Quindi la nostra idea è assolutamente di arrivare a dare un pieno compimento a quella antica sfida di Ruberti del 1989. Quindi da questo punto di vista, insomma, secondo me siamo incamminati bene. Ecco, ci stiamo incamminando bene. Buonasera, sono Giuseppe De Vito e nel suo discorso iniziale aveva fatto un breve riferimento alle scuole di specializzazione di area sanitaria di tipo medico. Sì. E vorrei sapere se ci può dare qualche informazione sulle scuole di specializzazione non mediche che attualmente sono da 2 anni che hanno gli accessi bloccati. Grazie. Dunque, allora, domanda insidiosa anche questa. No, sto scherzando. Noi abbiamo fatto lei ricorderà che il decreto ministeriale 68 ci dava dei tempi per fare gli ordinamenti anche delle non mediche. Noi l'abbiamo fatto il decreto è pronto, è arrivato, è andato alla salute, è tornato da noi. Adesso c'è solo un piccolo problema, il problema è il cosiddetto fabbisogno. Lei sa benissimo che la norma, la legge 401 del 2008, che è quella su cui si è instaurato un contenzioso importante, prevedeva che, d'accordo, ci potessero essere delle possibilità di finanziamento, tanto è quello il problema, di finanziamento dei contratti per le scuole non mediche, ma che al tempo stesso le università potevano attivare contratti specialistici per questo tipo, diciamo, di scuole a fronte della dichiarazione esplicita di un fabbisogno da parte del Ministero della Salute. Questa frase, così, dall'aria molto burocratica, nasconde una realtà molto concreta. Oggi come oggi, voi lo sapete molto bene, lei lo sa meglio di me, le scuole non mediche erano regolate da fabbisogni di fatto territoriali, che erano legati alle teste d'ingresso fatti localmente da parte dell'università. Allora, siccome lì la legge dice che ci deve essere un fabbisogno, a questo punto la salute mi deve dire, non lo deve dire la salute, non lo posso dire io, qual è il fabbisogno per le diverse specializzazioni non mediche. Lei capisce bene che questa è una variabile tutt'altro che indifferente. Noi abbiamo incontrato ieri di nuovo la salute su questo argomento. Salute, come dire, sì, è d'accordo, dobbiamo pensare, riflettiamo, cioè, sia chiaro, non possiamo fare un bando di specializzazioni non mediche se non rispettiamo quelle che sono le norme esistenti, una delle quali è quella del fabbisogno. Quindi devo sapere, io, ognuno, deve sapere qual è il fabbisogno dichiarato della salute. Su questo poi regoleremo tutto il resto. Non le nascondo, naturalmente, che ci sono dei problemi molto seri che riguardano appunto la vicenda dei contratti, no? Questo è ovvio, non le sfugge che c'è un problema. Lei sa anche che il contenzioso cosiddetto Elisa-REN sui contratti specialistici dei non medici è stato risolto brillantemente dal punto di vista amministrativo dicendo che riguardava solo i ricorrenti. Quindi bisognava pagare i ricorrenti, che erano credo 5-6 persone del Veneto, il che non ha risolto il problema, naturalmente. Ancora 7 minuti e 2 domande, quindi una qui. Buonasera, Paolo Mancarella, Università di Pisa. Sarò telegrafico. Bravo, grazie. Il primo punto è, hai parlato prima della necessità di condividere CRUI, CUN, ANVUR, eccetera, no? I percorsi, mi pare, in risposta alla domanda sulla semplificazione. Un'osservazione, c'è una buona prassi che volevo segnalare, la commissione didattica CRUI, della quale ho fatto, della quale ho fatto parte fino a pochi mesi fa. Esattamente. Ha stimolato un percorso di questo tipo, abbiamo avuto molti incontri con il direttore generale dell'ANVUR, con rappresentanti del CUN, che hanno portato alla definizione di proposte di semplificazione dell'AVA che mi auguro siano recepite nell'AVA 2.0, quindi una buona prassi da seguire. I temi sarebbero tanti, però mi limito a una domanda specifica alla quale tengo in modo particolare, come tu ben sai, e di cui abbiamo parlato 2 anni fa nel nostro incontro quando ero presidente della CNUD, visto che stiamo svoltando, abbiamo speranza anche di svoltare sui fondi ex legge 17 del 99 che sono fermi dal giorno in cui è stata emanata la legge, quindi sono fermi ai 6 milioni di euro da allora. Come sai, i percorsi che abbiamo fatto come università. Domanda chiarissima, scusa, ti blocco Paolo, perché non convergiamo più.
E dunque, diciamo, tu sai bene che quei finanziamenti sono, è una misura che viene ritagliata all'interno di fatto del finanziamento ordinario. Allora, diciamo, ti devo dire con franchezza, in questo momento non ci stavamo pensando, onestamente, non è, posso, è meglio essere, no, per fortuna non ho un ruolo politico, quindi non mi devo inventare chissà che cosa, ti dico sinceramente non ci abbiamo pensato, però se c'è uno stimolo che viene da quegli stessi organismi che tu prima hai citato, compresa la CNUD naturalmente, in questo senso possiamo ragionare per vedere se ci può essere un segnale importante nei confronti anche di questa realtà. Intelligenti Pauca. Una domanda? Vincenzo Barone, Scuola Normale. Volevo evocare una parola che non è stata proprio nominata, che è la parola PRIN. Avendo partecipato in varia veste alla riformulazione di tutte le organizzazioni degli ultimi anni, che è stata abbastanza severa e dal mio punto di vista positiva, perché ci ha portato molto più vicino agli standard europei sul tipo di valutazione, ci tiene molto lontani sulla quantità di fondi e di finanziamento. Ma più in generale, senza entrare nel merito proprio dei primi, vorrei sapere se a fianco al tema del nuovo reclutamento, del finanziamento per i giovani, eccetera, esiste un tema del finanziamento dell'ordinario, cioè delle persone che sono in servizio all'università e che svolgono la propria ricerca. Ovviamente legato alla valutazione, però diciamo mi sembra un tema serio. Dunque, quando ero presidente della CRUI, con l'allora ministro Francesco Profumo, io ho litigato una sola volta, Ho veramente litigato, nel senso che ho litigato, diciamo, alzando la voce, ecco, per telefono. E fu quando, tu te lo ricorderai bene, si propose quel barocco sistema che doveva passare attraverso diversi step all'interno dell'università, che creava solo morti e feriti inutilmente, perché ci si massacrava in Ateneo e poi ci si doveva comunque poi sottoporre giustamente alla valutazione. Quella fu l'unica volta in cui io litigai con Francesco, ma litigai brutto, perché dissi, scusa, ma perché tu devi obbligare l'università a fare questo passaggio attraverso i senati accademici, ti ricorderai, in cui io mi ricordo quando nella mia, che allora era una piccola università, no, io ero terrorizzato dall'idea, mi sembrerà una battuta ma era così, che arrivasse un numero di progetti superiore al numero dei dipartimenti presenti in senato accademico, perché avrei dovuto scegliere, no? E questo sarebbe stato, per fortuna poi, come dire, ho dissuaso dal presentare, no, sto scherzando, in realtà i dipartimenti hanno fatto le loro scelte, però dacci atto che almeno questa volta il sistema del PRIN è stato fortemente semplificato da questo punto di vista e ha introdotto alcune novità oggettive. Una a cui tengo particolarmente, perché quella proprio ho insistito che ci fosse, e ho insistito io, molto tra l'altro utile soprattutto per le discipline umanistiche evocate prima da Marina Benedetti, è quella che prevede nel caso di pubblicazioni e quant'altro che tu possa rendicontare anche dopo un certo numero di mesi dalla conclusione del progetto PRIN, cosa che prima non si poteva fare, perché come sapete bene, no, nel caso degli atti e quant'altro, ahimè, tu impegni però poi spendi dopo un po' di tempo. Allora, sul piano, diciamo così, dei percorsi, secondo me noi abbiamo semplificato e abbiamo dato anche dei segnali, lo ricordavo poc'anzi, sulle proporzioni finanziarie tra le tre aree, macro aree IRC, no? A favore delle social sciences and humanities. Però il problema delle risorse c'è tutto, anche perché io ti ricordo e ricordo a tutti quanti, il PRIN si alimenta con un solo fondo del Ministero, quello che quasi ironicamente si chiama FIRST e che io continuo a definire LAST, perché è un fondo che in realtà ha avuto dei tagli e che a sua volta deve anche alimentare altre progettualità, quelle internazionali e quelle per i giovani. Allora i giovani in genere li assorbiamo dentro il PRIN, no? Una quota la riserviamo a quelli con meno di 40 anni, ok, ce la caviamo così. Però purtroppo sai quant'è il finanziamento di quest'anno sul 2016 del FIRST? 58 milioni di euro. Che ci facciamo? Allora, però ho una risposta alla tua ultima domanda. La risposta è sì, nel PNR sono previste risorse anche per i progetti di ricerca da rivolgersi al mondo della ricerca in senso generale, università incluse, con cui noi speriamo di poter, non so se incrementare il PRIN, perché devo capire anche la compatibilità giuridica
da questo punto di vista. Insomma, ho buone speranze da questo punto di vista, ma comunque danno un segnale in più al mondo della ricerca con delle risorse aggiuntive, grazie a quei 500 milioni dell'FSC che sono risorse fresche appena arrivate. È scattato in questo istante 19, siamo stati mirabili. Mi scuso molto con le persone a cui non ho potuto dare la parola. Avete però mezz'ora di opportunità in un rinfresco che vi offriamo qui davanti per cercare di estrarre delle altre informazioni. Beh, allora, dal professor Mancino. Ringrazio tutti, ma naturalmente in particolare il nostro ospite. Grazie.